Ascoltate amici di Rubrica Rossonera, ben ritrovati sul nostro canale. Vedete nella grafica il sole 24 ore, perché nei giorni scorsi, e per motivi lavorativi lo faccio ogni giorno, mi sono ritrovato a leggere un articolo apparso sul quotidiano, sul noto quotidiano finanziario, scritto da Sissi Bellomo, che titolava così: Energia, Arabia Saudita e Qatar sfidano lo strapotere USA con strategie opposte. Articolo, ripeto, di Sissi Bellomo, che potete leggere se siete appassionati poi di finanza, di mercati internazionali. E questo articolo, leggendo poi l'articolo, andando un po' a spulciare l'articolo, mi sono ritrovato in un paragrafo che diceva, quindi un articolo non sportivo, non a carattere sportivo, ma a carattere finanziario, leggendo l'articolo diceva: l'Arabia Saudita in questo momento ha come priorità investire, è impegnata a fare investimenti faraonici nel campo dell'high tech, nel campo sportivo, per diversificare dal petrolio. Quindi l'Arabia Saudita e il principe arabo Mohammed bin Salman vogliono rendere l'Arabia Saudita un paese che non dipenda esclusivamente dal petrolio. Situazione un po' analoga, simile a quella che hanno già portato avanti altri paesi del Golfo Persico, tra cui il Qatar. Quindi c'è in ballo una strategia opposta allo strapotere USA che ha adottato una politica, un'idea, un'ideologia diversa per quanto riguarda il costo dell'energia e il costo del petrolio, e vedremo poi cosa succederà. Cosa succederà però riguardante il Milan? Perché in questo articolo abbiamo letto dove l'Arabia Saudita è impegnata a investimenti faraonici nel campo sportivo, confermata anche da chi? Confermata da un'agenzia internazionale, la Fitch Ratings, un'agenzia internazionale di valutazione del credito e del rating, che ha detto che l'Arabia Saudita sta cercando di mantenere il prezzo del barile, il prezzo del petrolio a 90 euro al barile, e proprio per supportare questi grandi impegnativi investimenti a livello europeo. E già il primo punto, quindi non una notizia sportiva ma una notizia finanziaria, conferma come il fondo PIF, quindi il governo saudita, il fondo del governo saudita, stia immagazzinando risorse, che stia mantenendo quindi una strategia di prezzo stabile nel costo dell'energia e nel costo del petrolio, proprio per mantenere, per incrementare il livello degli investimenti. E quindi è importante. Tra l'altro, questa agenzia internazionale che ha confermato la cifra, che ha confermato questo equilibrio che vuole raggiungere il fondo PIF, ha due quartieri generali proprio dove il Milan ha sede in maniera importante a livello gestionale, a livello ideologico, ovvero New York, Cardinale, e Londra, il fondo Elliott. Quindi il primo grande tema, questa conferma che l'Arabia Saudita è in un momento di forte espansione, a livello di investimenti. Colleghiamo questo tema qua, questo tema delicato, a un tema importante, il tema della multiproprietà, perché ne abbiamo parlato proprio 2 o 3 giorni fa e ripeto, ci sono sempre molti giornalisti che continuano a fare mala informazione riguardante il tema. Allora siamo voluti andare a recuperare, a fare un pochino la storia della multiproprietà, e quindi vi dico alcune cose. Parleremo poi anche del caso specifico, quindi sarà un video abbastanza lungo, un caso specifico riguardante il Newcastle, perché Milan e Newcastle possono essere di entrambi del fondo PIF. Intanto partiamo dalla multiproprietà, dal tema storico della multiproprietà. La multiproprietà viene in qualche modo bandita nel 1999, alla fine del 99, inizio del 2000, dal Tribunale Arbitrale dello Sport, che emanò una disposizione che venne recepita subito dalla UEFA, che proibiva ad un unico proprietario di partecipare alla medesima competizione. Regola che poi è stata in qualche modo anche aggirata, possiamo dire che è stata in qualche modo anche scavalcata nella stagione 2018-2019, quando in Europa League Salisburgo e il Lipsia furono sorteggiate nello stesso girone. Cosa succede? Quindi questo grande precedente, questo grosso precedente che ha
visto i due club della Red Bull fornire una documentazione sulle rispettive strutture e azioni di governance che convinse la UEFA sul fatto dell'indipendenza dei club uno rispetto all'altro. Che poi abbiamo visto molte volte non è stato così, perché a livello di mercato la sinergia tra i due club era molto molto forte. La UEFA su questo è intervenuta dicendo sì alla multiproprietà, e avevo parlato di questo sistema definito sistema feudale da parte degli oppositori della UEFA che non vogliono la multiproprietà nel calcio, e abbiamo visto nel passato come si poteva spostare i giocatori dal Salisburgo all'Lipsia, molte volte è successo questo. Ora la UEFA lo ha vietato, ha chiesto indipendenza di club, poi vedremo nel dettaglio alcuni punti, però c'è un grande però, perché tutte queste novità rimandano, tutte queste novità che, e queste concessioni rimandano al mercato unico europeo, quindi alla possibilità di trasferire in maniera libera persone, servizi e capitali. Ecco che questa notizia qui, a cui si sono un po' rivolti tutti, quindi il libero mercato europeo, quindi il fare business, il fare mercato in maniera possibile, senza restrizioni in Europa, ha un po' allentato questa misura del 99-2000. E quindi è un tema delicato quello della multiproprietà, che ha visto anche il Milan, con Red Bird. Il Milan, quando ha acquistato da Red Bird, ha avuto il dilemma della multiproprietà, c'erano state diverse dimissioni da parte del consiglio di amministrazione, tra cui di Cardinale, da parte del Tolosa. Quindi se c'è indipendenza, un club può essere intanto con di due, un proprietario può avere più di due club. E quindi il regolamento UEFA sulla multiproprietà è certamente articolato e dettagliato, leggo da un articolo autorevole, ma vista la crescente mole di casi del genere, vi è un organo predisposto alla valutazione dei singoli casi. I precedenti, tra l'altro, dimostrano che con una serie di tempestivi aggiustamenti burocratici è possibile far sì che due club che condividono in maniera più o meno evidente la stessa proprietà, il Lipsia con Salisburgo, il Brighton con l'Union Saint-Gilloise, ma presto anche il Manchester City e il Girona, possano in qualche modo coesistere in competizioni UEFA. E mettiamo il punto. Possono, con l'indipendenza, essere o avere la multiproprietà i club. E questo è un aspetto importante. Quindi sono andato anche ad analizzare chi gestisce il Newcastle, quali sono le tre figure apicali dentro la società inglese. Il primo, Yasir Al-Ramayan, che vedete nella grafica, è il governatore del fondo saudita che è il presidente del Newcastle. È la persona che il fondo PIF ha messo lì al vertice del club inglese. La seconda persona per importanza è l'amministratrice delegata Amanda Stavely, amministratrice delegata che è una finanziere a livello, una alta dirigente dell'alta finanza della PC Capital Partners, che detiene anche il 10% delle quote azionarie del club, e il direttore è Jamie Ruben. Quindi queste tre persone non devono semplicemente comparire all'interno dell'organigramma dirigenziale rossonero, non devono siedere all'interno di un consiglio di amministrazione del Milan, non devono siedere. Se siederanno altre persone nominate e scelte da PIF, il Milan può avere come proprietario il fondo Public Investment Fund. Questa è una cosa certa. Tanti altri club in questo momento hanno una multiproprietà, e la multiproprietà da Seferin è stata autorizzata. Quindi, seppur c'è una parte di persone, di giornalisti che negano questo, che vogliono, che sono contro il sistema feudale così definito dalla UEFA, ad oggi c'è un organo che controlla, ma con aggiustamenti burocratici, come vi ho letto nell'articolo, e con soprattutto la dimostrazione chiara, tangibile, che c'è indipendenza, che non ci sia collaborazione tra i due club a livello di mercato, di database, i due club possono aiutarsi. E quindi è un aspetto sicuramente molto molto interessante. Però ritorno all'articolo di Sissi Bellomo. L'energia, l'Arabia Saudita, il Qatar sfidano lo strapotere USA con strategie opposte. E quando
ho letto questo articolo, mi è venuto un attimino da ridere, perché vediamo l'Arabia Saudita e il Qatar che sfidano lo strapotere americano e poi vediamo un americano che cerca in quella zona del mondo, nel Golfo Persico, ricchi partner per sostenere, per incrementare la competitività del Milan. E faccio una precisazione in questo: si sente, si legge che Cardinale non sia Redbird il proprietario del Milan. Perché? Perché c'è un vendor loan, perché Cardinale ha dietro di sé dei soci che hanno finanziato l'acquisto del Milan e quindi non sia l'effettivo proprietario. È vero che c'è un vendor loan, è vero benissimo che ci sono dietro di lui ricchi, importanti investitori statunitensi, con celebrità anche molto note nello spettacolo, nello sport statunitense, ma è anche vero che Cardinale è ricorso al credito per l'acquisto del Milan, quindi il vendor loan, il finanziamento soci, ma il mutuatario, in termine bancario, quindi colui che ha avuto accesso al credito, per legge è proprietario. Poi, chiaramente, ci sono dei vincoli che deve rispettare nell'accordo, nel contratto di mutuo, in questo caso di finanziamento, che deve rispettare per rimanere proprietario, quindi un regolare pagamento costante di quello che è l'impegno finanziario assunto, quindi in qualità di debitore, verso il creditore. Ma ad oggi Cardinale può vendere il Milan come chi compra una casa col mutuo e può liquidare il fondo Elliott. Quindi io, persona fisica, acquisto un immobile con un mutuo, dopo 10 anni voglio vendere la casa perché voglio acquistare un immobile più grande, di maggiore prestigio, posso vendere una casa col mutuo perché poi liquido il debito residuo con la banca con cui ho assunto l'impegno finanziario. Molto semplice, la stessa cosa, magari con clausole leggermente diverse, è quello che ha fatto Cardinale. Ha acquistato il Milan prendendo in prestito dei soldi dal fondo Elliott. E quindi una situazione molto molto chiara. Fatemi sapere, amici di Rubrica Rossonera, cosa ne pensate di questo video, che ha un po' fatto chiarezza su alcuni temi, che ha in qualche modo fatto anche capire da dove arriva questa importante spinta di investimenti, quindi questa strategia legata al costo energetico da parte dell'Arabia Saudita. Come sempre, cliccate like, iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rossonera.